Menopausa. Quanta attività fisica si dovrebbe praticare? Scopriamolo. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Per darvi le informazioni più accurate possibili, ho analizzato per voi diverse linee guida, come quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o del Ministero della Salute. Però ho anche studiato su studi specifici che hanno valutato l'attività fisica in menopausa. Cerchiamo di capirne di più. Per la donna in pre e post menopausa, si raccomanda ogni settimana di praticare almeno 150 minuti di attività fisica aerobica ad intensità moderata. Oppure in alternativa 75 minuti di attività sempre aerobica ma più vigorosa. Anche una combinazione equivalente tra attività di intensità moderata e più vigorosa è possibile. Esempi di attività aerobiche sono la camminata veloce, il nuoto, il tennis, l'acqua gym, il ballo e la bicicletta. In aggiunta all'attività aerobica, si raccomanda di svolgere almeno due volte alla settimana e in giorni non consecutivi esercizi mirati al rafforzamento muscolare che devono coinvolgere quanti più muscoli possibili. Sto parlando di pesistica, palestra o corpo libero. Soprattutto per le over 65, ma non solo, per tutti, è utile e funzionale anche l'allenamento della flessibilità e dell'equilibrio. La flessibilità, allenabile con esercizi di stretching o lo yoga, è importante per aiutarci a svolgere attività della vita quotidiana, come mettersi le scarpe. Gli esercizi dell'equilibrio migliorano invece la stabilità e permettono di prevenire il rischio di cadute e fratture correlate. Si intende che è necessaria, soprattutto per le donne più anziane, un'attenta valutazione preliminare del medico, che si occuperà sia di compilare un certificato di idoneità alla pratica sportiva ed eventualmente potrà consigliare esercizi adeguati e personalizzati. Ora sono veramente curioso di vedere quante di voi effettivamente rispettano queste indicazioni e raggiungete i livelli minimi di attività fisica che vi ho consigliato? Te, che invece non pratichi attività fisica, mi fai sapere nei commenti perché no? Dai, aspetto tanti commenti da tutte voi e vi ricordo anche di seguirmi per rimanere sempre aggiornate sull'alimentazione, la salute, il dimagrimento e la menopausa.